qui? Spato un po' più in alto. Così va bene, Valentina. Così, è perfetto. Centrale. Sì, perfetto. Va benissimo. Ragazzi, vado a prenderne altri. Sono bellissimi i nostri cartelloni, my love. Ciao, è stato difficile tornare sul campo? Sì, sono abbastanza stanco, sì. Hai il muso perché avete parlato? Sì. No, veramente no. Così vi siete allenati come se niente fosse. È stato tutto il tempo a raccontarmi della sua vita quando era giovane e voi lo avete sentito, no? Beh, sì, ma sono cose che si dicono, Franco. Ma poteva risparmiarsele. Ha detto che in gioventù era un disastro. Ossia, sono il risultato di un disastro della sua gioventù, non suo figlio. Ma lasciamo stare, sono esausto, non ho voglia di parlare. Ciao. Ciao. Che bel cartellone! Visto? Li ha fatti Pato, li ha disegnati lui, sono stupendi, grazie! Amore mio! My love, mi prenderesti il nastro adesivo? Il nastro? No, passami le forbici! Thank you! E ora dammi il nastro adesivo, amore mio, fammi la cortesia! C'è lo scarafaggio! Non li sopporto! Anch'io ho paura degli scarafaggi! Non li posso vedere! Fra 3 secondi ti salverò, amore! 1, 2, 3! No! Ce l'ho fatta! Ho superato la mia fobia! L'hai superata per me? My love! Evelyn, Evelyn, non giocare, qualcuno potrebbe schiacciarti, Evelyn! È estenuante. Ah, non è una passeggiata. No. Un caffè lo gradiresti? Oh sì, una caffettiera piena, grazie. Va bene, torno subito. Ciao. Ciao. Hai perduto qualcosa? No, è una figurina. Ah. Che ti prende? Ma che guardi? Massimo! Miranda, che succede? Uno scarafaggio qua, aiuto, taglimelo in grasso, aiutami, come faccio a trovarlo, per favore, sbrigati, Massimo, calmati, per favore, Miranda, aspetta, no, Miranda, calmati, come faccio ad aiutarti se non ti calmi? No, è solamente un insetto! Se non la smetti immediatamente di toccarla, giuro che non rispondo dove... aspetta, ma... Solo di mentalità aperta, ma questo è troppo. No, non è quello che pensate, aveva uno scarafaggio addosso. Uno scarafaggio, sei uno spudorato, un padre ingrato, non guardarmi. Toglietemi questo scarafaggio. Stavo solo cercando di... Ah, no, un momento, mio figlio no, non lo chiami. No, mamma, avete frainteso. E non lasciala perdere, ti giuro che ti sbatto fuori di casa, cielo, non posso crederci. Non è quello che stai pensando. Quante volte l'ho mai visto? Ma no, dai, mamma! Dimmelo, sei un degenerato, vattene subito da questa casa! Non ce l'ho! Ma che cosa ho fatto? Massimo ha ragione, è la verità! Questo bambino ti dipende, ti devi andartene non subito! Non gli ho chiesto niente, Flora, avete frainteso! Lo scarafaggio! Il 67! Massimo, no! È della mia collezione, si chiama Evelyn! Visto? Io non ti ho mentito. Va tutto bene, eh? Rimani qui. Tutto bene. Chiudo. Oh, my love, tu sei il mio eroe. Hai superato la tua fobia per me. Bene, bene, ma chi sarà mai che ci vuole a mettere uno scarafaggio in una stupida scatola? Sì, ma il mio eroe lo ha risparmiato perché ha un cuore d'oro, vero amore mio? Siamo fobici, la colpa non è dello scarafaggio. Ha il diritto di vivere. Allora, stai di nuovo perdendo punti, reagisci, ragiona. Allora ci vediamo dopo. Ragiona! Ehi! Va bene, ho capito, la lascio fuori da qualche parte. No, va bene, dammela. Dammela, me ne ho grazie, amico. Dammela. Vogliamo andare, amore? Sì. Voglio regalare questo cellulare a mia cugina. Oh, che dolce. Mi sorprende ogni volta. Sì, pensa che oltre a un bracciale in omaggio, parte del ricavato va a una fondazione per orfani. Ah, che carino. Non smette mai di sorprendere. La coscienza sporca. Ma cosa ti prende? No, ma non ti preoccupare, va bene? È che sono uno stupido, Maya. Per caso c'entra Valentina? No. Sì, ho visto come la guardavi e anche come guardavi Pato. Non nominare il suo nome non fa altro che guadagnare punti, non so perché io... Non lo so. Quindi stai così per Valentina? Sì. Sì, perché... Io la amo. E l'ho persa. E tutto quello che faccio per riconquistarla non porta a niente, non mi guarda, non...
Non mi dice darling. Siete tutti uguali. Cosa vi passa per la testa? Evelyn, amore Thomas, mio. Non puoi collezionare insetti senza il nostro permesso, perché portano malattie, sono ma pericolosi. Ma non è vero, oltretutto sono puliti, li lavo tutti i giorni, vero Evelyn? Thomas, va bene, potrai tenerne uno solo, ma evita di fartelo scappare perché non voglio problemi. No, per favore non fartelo scappare, Thomas. Ma quali problemi? Perché dovrebbe scappare? Non vuoi dare un bacetto? Perché dovrei dare un bacio? Va a dormire, dai, va a dormire. Non va a dormire, bacetto, Thomas, dai. Va a dormire. Andiamo a dormire, Evelyn. Andare a dormire anch'io, mi è venuta la nausea. Ti possiamo parlare? Non continuare a evitarmi. Io non ti sto evitando. Sei tu che stavi guardando le curve a quella certa Miranda. Non è successo niente, niente. Forse Flor, questa credimi. Volta lavorerà per noi, si occuperà del nostro processo, mentre io diventerò grassa come un carro armato e tu ti innamorerai di nuovo di lei. Che ti prende? Sei gelosa? Per favore, sei gelosa. Non sono gelosa, non è vero. Vuoi sapere una cosa? Oh, vado a dormire, un sonno terribile. Devo distendermi, stare un po' tranquilla, mi hai permesso? Va bene, ma vorrei informarti che dovrò lavorare tutta la notte con Miranda per tutta l'udienza. Tutta la notte? È una situazione molto, molto delicata. Non ho più sonno, sai, improvvisamente mi sono svegliata. Il lavoro viene letto, prima di tutto il lavoro. No, ci penserò vengo io. A lavorare con te no. E non voglio più discuterne. No, non ci vado. Va a dormire. Vediamo, bene, questo è per la giuria. Per ora lo lasciamo da parte. Conviene concentrarci sulla questione del midollo. Buona sì? idea. È questo, no? Che c'è? Niente, niente. È strano sentirti parlare così, non... È strano. Adesso sei un mio cliente, dovrai abituarti. Caffè? Sì. Che c'è? Niente. Come niente? Stavi no, ridendo? No. Che c'è? Dai! No, è che mi è riaffiorata un'immagine di noi due. Il nostro viaggio in Egitto. Ah, il viaggio in Egitto. Mi ricordo di quando stavamo in camera, chiusi dentro tutto il giorno, e le persiane della stanza erano chiuse tutto il tempo. Sembrava notte. Eternamente notte. Sì, 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 certo. È passato tanto tempo, ma ne ho un bel ricordo. Un bel ricordo. Anch'io. Il caffè lo prendi ancora amaro, no? Sì. Massimo! Flor, sei ancora sveglia? Mi hai chiamato? Ho sentito Flor, metti su il caffè e l'ho fatto perché pensavo che a quest'ora ne avreste gradito una tazza. E quindi stavo... Tutto bene? Manteniamo le distanze, da quei fogli intendo, non fa bene leggere da vicino. Che allegria! Grazie, Flor, ma vedi, il caffè lo stiamo già bevendo, non disturbarti. Sì, che strano, che... Visto che ci siamo, perché non mi illustrate la situazione? Flor, perché non vai a riposarti? Io? Sì. Ah, è facile dire perché sì. Non vai a riposarti, ne abbiamo già parlato, quando... Tu sei in attesa, perché non vai allora a dormire adesso? Allora te ne sei adesso? Accorto che sono in attesa, continui a ripeterlo, ma riuscirai ad agire di conseguenza, va amore. A dormire, non dai. Usare quel tono, non mi dire di andare a dormire, sennò ti provoco un'ecatombe che rimarrà nella storia. Milanese. Ah, va bene, milanese. Eh sì, milanese. Massimo, vorrei rimanere qui con te. E va bene, rimani. E va bene. Dormirai lì. Quindi rimango? Sì. E se invece mi addormentassi qui tra le tue braccia? Non è il braccia? Caso. Dobbiamo lavorare, amore mio. E va bene, me ne vado a dormire. Però se hai bisogno di qualcosa, non esitare a svegliarmi. Grazie. Mi passeresti quel documento? Quale, questo? No, quello accanto. Ah. Cosa state facendo? Ah, state lavorando? Sì. Bene, benissimo. Che lavoraccio. Immagino che abbiate lavorato tutta la notte, sì, no? Sì, ma fortunatamente abbiamo preso delle pause. Ah, sì, delle pause? Insieme? Ci sono stati degli sviluppi? Nel caso, no? Presumo. Tutto bene. Siamo pronti bene. Per il processo, credo. Oggi è il giorno del giudizio. Hai qualcosa nell'occhio? Fammi vedere.
Scusami, una zanzara ti stava per pizzicare. Ho pensato, povera Miranda. Ho letto su una rivista che tra 20 anni le zanzare saranno molto più grandi. D'accordo, io vado a farmi una doccia. Sì. A rendermi presentabile per il processo. Ci vediamo in tribunale. D'accordo. Ok? A dopo. Vado. Ciao, ciao. Che gentile, che carina, che simpatica, mi piace. Potresti smetterla di essere gelosa. Gelosa? Perché gelosa? Sei un maleducato. Ma che ti viene in mente? Non mi va di mettermi a litigare, perché oggi non è aria. Dico, certo, sei... hai ragione. Che meschino, vuoi risolvere tutto con un bacio? Non è così facile, vuoi tapparmi la bocca, vero? Ma ti ho spiato tutta la notte, sai, ho le idee molto chiare. Milanese, lo sanno tutti, milanese, che il lupo perde... Milanese. Va bene, ok, milanese. Dimmi, ti sei svegliata nervosa? Sei nervosa? Non sono nervosa, sono preoccupata. Lei è mia sorella. Non so se sentirmi contenta, triste, frustrata, allegra, gioiosa. Sì, sì. Ti capisco, amore, però Delfina, Marla, Bonilla devono pagare per tutto quello sì, che hanno fatto. So, se lo meritano, tesoro. È lo stesso. Che cosa? È lo stesso, non lo so. Mi fa pena, Massimo. Va bene, l'unica cosa che ti chiedo è che... devi stare tranquilla, perché ti attaccheranno, ti provocheranno, oh, io ti conosco. Mi provocheranno? Che cosa pensi? Che salterò in aria appena mi diranno qualcosa? Per favore, sono tranquilla, educata, serena. È la verità, non preoccuparti. Vedrai, sarò calma come il mare. Tutta la famiglia!